Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: un ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di votare il sacco e di ammettere che ha un problema che da anni non la lascia in pace. Un ex tronista di Uomini e Donne ha di recente parlato di un problema di salute che da tempo ha e che le crea non pochi problemi. Ex tronista di Uomini e Donne confessa il suo problema. Ha infatti ammesso di avere delle chiazze bianche sulla lingua ed ha deciso di condividere il suo problema con i suoi follower. Ecco di chi si tratta. Ex tronista di Uomini e Donne ed il suo problema alla lingua. L'ex tronista di Uomini e Donne in questione in realtà divenne nota al pubblico già nel 2018, quando partecipò come tentatrice a Temptation Island. Durante le tre settimane di programma ebbe modo di conoscere uno dei fidanzati, Andrea Sebastiani, con il quale sembrava che potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Il ragazzo, però, arrivato al falò di confronto, scelse di restare con la sua fidanzata. Dopo pochissimi mesi, per la tentatrice ci fu una svolta, rappresentata proprio da Uomini e Donne. Salì sul trono e conobbe un altro Andrea, che le fece battere il cuore tanto a portarla a sceglierlo. Lei è stata una delle troniste a fare la scelta in prima serata, nell'ormai famoso castello. Il suo corteggiatore, però, all'inizio le disse di no, per poi tornare sui suoi passi ed iniziare a corteggiarla, riuscendo poi a conquistarla definitivamente. I due oggi, a distanza di circa 3 anni, convivono, sono una coppia solidissima e stanno pensando di allargare la famiglia. C'è un problema di salute, però, che l'ex tronista di Uomini e Donne ha di recente confidato di avere. Ecco di cosa si tratta. Ecco di chi si tratta. Ex tronista di Uomini e Donne in questione è Teresa Langella, che di recente ha ammesso ai suoi fan di avere un problema. Ha infatti detto di avere delle macchie sulla lingua, che le creano non poco disagio. In un lungo post su Instagram, infatti, Teresa ha confessato di avere da anni questo problema che non la lascia in pace e di non essere mai riuscita a comprenderne l'origine. L'ex tronista di Uomini e Donne poi ha aggiunto, sempre parlando di queste macchie bianche: non mi permettono di sorridere come vorrei, di cantare a squarciagola senza preoccuparmi che qualcuno possa notarle, giocare con i miei nipoti e fargli quella linguaccia che loro tanto amano. Ieri, per la prima volta, si è presentata una dolorante chiazza rossa. Alcuni medici mi hanno detto di farci l'abitudine, altri che forse sono intollerante ai latticini. Ma io vorrei solo trovare una soluzione e sentirmi meno sola, consapevole di non essere la sola. Sono stati tantissimi i commenti sotto al post di gente che ha provato in tutti i modi a rincuorarla, a farle notare che è comunque sempre bellissima ed a suggerirle possibili soluzioni. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.